giovani imprenditori con Florindo Rubettino stiamo ragionando su un altro modo per creare sviluppo economico in Calabria. C'è un'alternativa ai fondi strutturali, che è quella di una defiscalizzazione totale di IRAS e IRAP, che ci permetterebbe di sfruttare appieno le potenzialità degli interventi pubblici europei e di creare, andando a operare automaticamente sulle aziende, senza un'intermediazione politica, senza che questi fondi possano andare in qualche modo a prendere strade diverse. Sappiamo quanti ne stanno arrivando e non possiamo pensare che la criminalità organizzata non ne sia a conoscenza e non si stia organizzando per captare. Pensiamo anche che con una defiscalizzazione verrebbero premiate le aziende, quelle che hanno un bilancio chiaro e che a fine anno portano degli utili e quindi pagano le tasse. Io credo che questa variegata discussione che si tiene stasera sia una discussione su tematiche di grande importanza che attengono lo sviluppo del nostro territorio, lo sviluppo della nostra Calabria. Ma credo che la proposta, per quanto provocatoria possa essere, sia anche una proposta da valutare con grande attenzione. Perché? Perché probabilmente in questi anni la politica ha mancato nella reale programmazione, ne abbiamo un esempio dal 2000 al 2006, e nella destinazione dei fondi europei. Una proposta che fa riferimento, che copierebbe di fatto, perché noi dobbiamo essere anche bravi a copiare, una riuscita proposta dalla Romania. Noi abbiamo moltissime piccole e medie imprese che poi sono l'ossatura economica del nostro paese, che operano attualmente in Romania grazie alla defiscalizzazione. È una proposta da valutare con grande attenzione, perché in Calabria probabilmente il sostegno alle piccole e medie imprese o alle imprese o alla imprenditoria nel 2006 possa essere arrivato a dare i risultati sperati. Per cui una proposta da valutare con attenzione, fermo restando, e anche per quanto attiene agli investimenti per infrastrutture, anche per quanto attiene ai fondi europei che devono essere destinati agli enti locali, a me farebbe piacere che ci fosse una programmazione adeguata che tenesse conto di quelle che sono le reali esigenze della nostra regione e che non possono non essere valutate, tenendo conto, se non tenendo conto di quelle che sono le richieste soprattutto da parte degli enti locali. Noi abbiamo reti idriche fognari fatiscenti, abbiamo reti pubbliche fognari fatiscenti, strade fatiscenti, ci mancano infrastrutture importanti, c'è in questo periodo una nuova discussione sulla problematica dell'aeroporto della Sipari. Abbiamo scuole fatiscenti e credo che poi al tempo di questo periodo abbia dimostrato che anche il campo della difesa del suolo, dell'assetto idrogeologico, non si è programmato adeguatamente. Allora credo che questo possa essere un modo per programmare, per discutere di programmare in maniera migliore i finanziamenti del percorso. Io sono d'accordo in parte con la proposta che fa Confindustria di affidare alla Calabria quasi una sorta di cassari, perché non mi fido della classe imprenditoriale calabrese, e lo ha dimostrato in questi anni la classe imprenditoriale calabrese, che purtroppo, tranne qualche piccolo esempio, non è una classe imprenditoriale. E noi soprattutto paghiamo le conseguenze di questa situazione assai drammatica, perché se è vero che ci sono state tutte queste risorse, se queste risorse sono piovute nel territorio, poi i maggiori beneficiari sono stati anche e soprattutto persone che a questa classe imprenditoriale appartengono. È chiaro che ci sono delle eccezioni e magari quelle eccezioni in questi anni non sono state premiate,
da questi fondi, o questi fondi non sono riusciti a toccarli o a vederli con mano. È un caso che questa regione, insieme alla regione siciliana, sia la regione al primo posto per frodi nella 488 e frodi comunitarie? Siamo al primo posto. Dentro quella quota di finanziamento, il 30, 40, 50%, si devono aprire le porte, quindi ci serve l'olio per aprire le porte, per oliare le serrature, eccetera, eccetera, eccetera. Da poi, quando è realizzato il finanziamento, il capannone resta come testimonianza di queste politiche fallimentari. Allora io ho chiesto alla Commissione europea, che non può fare la Commissione europea come Ponzio Pilato lavandosi le mani, continuando a mandare soldi che, se continuano ad arrivare così, servono solo a alimentare un ceto parassitario, pseudo-imprenditoriale, che è un ceto affaristico e qualche volta affaristico e criminale. Devono entrare dentro con i controlli, convocare un tavolo, ho chiesto, no? Con tutte le competenze, i governatori che hanno competenze, i ministri che hanno competenze e la Commissione europea. Io voglio sapere, Europa, ti mando ancora questi 3, 4, 5, 6 miliardi di euro. Tu mi devi dimostrare non solo sulla carta che cosa ci vuoi fare, perché poi me lo scrivi sulla carta e non fai mai quello che scrivi. Tanto è vero che ho dovuto fare questa iniziativa che mi ha costato, diciamo, un po' di polemiche sul territorio e qualche silenzio e omertà sul territorio da parte della stampa e tanta attenzione della stampa internazionale, perché non è che ci possiamo lamentare. Se noi prendiamo i soldi dalla portualità turistica, se i porti non li abbiamo, se noi i soldi li prendiamo e li spostiamo per fare discutibili campagne di promozione quando ancora non abbiamo il prodotto da vendere, di che cosa ci lamentiamo? Dobbiamo essere onesti. Tuttavia poi la colpa è del sistema, e quando si va a parlare del sistema non so di che cosa si parla. Si parla di classe dirigente, si parla ovviamente di capacità imprenditoriale, si parla di una cultura della modernità che deve impregnare la società di questo tempo per dare risposte complesse a un mondo che diventa sempre più inquieto e sempre più veloce nell'accelerazione. È un dato che è stato ricordato molto bene, cioè che noi abbiamo una quantità enorme di quattrini, ma dimentichiamo che c'è stata la legge speciale per la Calabria, c'è stata l'addizionale per la Calabria, c'è stata la cassa per il Mezzogiorno che ha consentito di avere immense risorse a disposizione perché finalmente la Calabria, Mezzogiorno, la Calabria in particolare, uscisse dalla realtà del sottosviluppo e della incapacità di essere in grado di guardare al futuro nella linea di una modernità. È difficile non essere d'accordo sui mali della Calabria, sui mali del Mezzogiorno. Il guaio è che siamo tutti d'accordo sui mali del Mezzogiorno, ma facciamo finta di non sapere le cause dei mali. E io devo dire, sono anche un po' stanco di sentire le solite litanie sui mali della Calabria, li conoscono tutti. Però nessuno affronta il problema sulle cause lontane, vicine, prossime e opposte. E siamo molto timidi nell'assumere fino in fondo i rimedi che molto spesso, in fondo, operare ci sono state, soltanto che mettere in atto un circuito virtuoso per affrontare i mali con la consapevolezza di chi ha operato un'analisi concettiva, e quindi sarebbe facile rimuovere questo ostacolo. Grazie a tutti.